Well, ladies and gentlemen, we have tremendous cattle cows here. They're quite different types, and there's lots of different ways you can sort them out. But as judges, we're quite happy with how we place them in this order. Una classe con sono sicuramente degli animali fantastici. È vero, un giudice veramente molto bello poter essere qui e doverli giudicare. For us, we lead off with an easy winner. She's balanced, she's dairy, she's got dairy strength. She's more desirable size than some of the cows in the class with that ultimate balance. The way she beats our cow in second place is mainly through rear rudder movement and fullness. But don't take anything away from this super dairy cow in second. La mia campionessa sulla seconda oggi è specialmente per il bilanciamento e per una migliore larghezza della mammella posteriore e per una migliore equilibrio della mammella posteriore. We place 2/3. She's a really feminine cow in second place, far more feminine than the cow in third place. We also much prefer a team size and placement, especially in the four rudders. La vacca in seconda posizione sulla vacca in terza posizione con la maggiore femminilità e per il miglior piano della mammella rispetto all'animale in terza posizione. 3/4, the cow's a lot more balanced in third place. She has a harder top line and she's training better on her rear legs. Più bilanciata e con una migliore top line, queste sono le motivazioni che hanno messo la vacca in terza posizione sulla vacca in quarta. The cow in fourth was probably the hardest cow to place in the class, but we thought putting her in fourth was about right, because you've got to admire that there is a lot of cow there, a lot of dairiness, but before her, the very blends well, and for a fourth calver, that's a really good one. La vacca in quarta posizione è stata oggi l'animale più difficile da posizionare. L'abbiamo messa in questa posizione per soprattutto un'ottima mammella correlata ai quattro parti. So 4/5 is just that extra amount of calf, that extra barrel through her body, and that bit more snugger attachment through a four rudder. E soprattutto migliore l'altezza dell'attacco e larghezza dell'attacco posteriore. Questa è un'altra motivazione per la quale prevale sull'animale in quinta posizione. 5/6, it's just that blue meal, that extra dairiness, that extra milk that she carries today. The takes over this nicely balanced cow in sixth place, but we really did enjoy the whole class right down to the bottom. È stata la mammella posteriore più esplosiva a dare un vantaggio all'animale in quinta posizione sulla vacca molto bilanciata in sesta posizione. Congratulazioni, a big round of applause.